Buonasera, mi chiamo Stefano Cordella, sono il responsabile dall'estremo oriente delle vendite della ditta Solmec. La ditta Solmec è una ditta metalmeccanica che appartiene al gruppo Trevi. Il gruppo Trevi è una holding quotata alla borsa di Milano che comprende al suo interno quattro ditte che sono la Trevi, che è un'azienda specializzata nel settore delle fondazioni, quindi esegue dei lavori, Solmec, che invece è un'azienda metalmeccanica che costruisce le macchine per il settore delle fondazioni, e poi abbiamo Trimec, che è ancora una ditta metalmeccanica che costruisce attrezzature per perforazione e ricerca di olio, gas e acqua, e Petreven, che ancora una volta è un'azienda che esegue i lavori di perforazione nella ricerca dell'olio, gas e acqua. Vedremo che questo binomio tra utilizzatore e costruttore di macchine sarà una delle chiavi fondamentali per il successo dell'azienda. Su questa slide possiamo vedere la copertura a livello mondiale che ha il gruppo Trevi nel mondo, quindi spaziamo dall'area americana, con sedi in Nord America, Sud America, fino all'Estremo Oriente, e includiamo tra i vari paesi anche il Giappone, che notoriamente, soprattutto per le macchine del nostro settore, è un mercato particolarmente chiuso e quindi difficilissimo da entrare. Un po' di storia: la Solmec nasce nel 1969 come, diciamo, ditta al servizio della Trevi, quindi dell'operatore, del contrattista, per sviluppare delle macchine che servissero a lui per poter eseguire i lavori, e piano piano questo successo si espande fino ad essere oggi uno dei leader a livello mondiale. Direi che ci classifichiamo tra i primi tre a livello mondiale per quanto riguarda produttori di attrezzature di fondazione. Al nostro interno abbiamo circa 500 impiegati con stabilimenti in Europa e negli Stati Uniti, e abbiamo più di 500 patent, quindi brevetti, e la cosa più importante direi che è la nostra mission. Cioè, quello che ci prefiggiamo di fare è di costruire una comunità di persone nel settore delle fondazioni che crede nel nostro prodotto come ci crediamo noi, e che ci aiuta a sviluppare il prodotto per renderlo sempre più efficiente e performante. Abbiamo giusto un breve esempio di quelle che sono le attrezzature che produciamo. Vediamo attrezzature per tunnel, per pali, gru, micropali. Giusto per darvi un'idea, le nostre attrezzature in termini di peso, solo una nota molto breve, possono variare da 4-5 tonne fino a 160 tonne di peso, quindi è qualcosa di certamente sensibilmente pesante, sia da maneggiare che da promuovere. Quello che abbiamo fatto recentemente, abbiamo cominciato a applicare delle teorie di marketing un po' più spinto anche al nostro settore. Abbiamo identificato innanzitutto quali erano i nostri i competitors più importanti, li abbiamo riportati su una matrice, e abbiamo visto che intanto i nostri concorrenti più grandi sono europei, dove tra l'altro c'è una grossa presenza di italiani. Abbiamo un concorrente tedesco che è sicuramente al momento un esempio per noi, perché si piazza sicuramente ad un livello al momento decisamente più alto, sia per quanto riguarda l'innovazione tecnologica che per quanto riguarda il valore aggiunto che i clienti riconoscono al nostro prodotto. Abbiamo anche definito quali che sono i market share a livello mondiale, dove sicuramente occupiamo una fetta considerevole, e ci attestiamo attorno al 27%.
Direi che quello che si è visto negli ultimi 4 anni è stato un grosso aumento del mercato, dove passiamo dal 2004 al 2007 con un aumento del 200%, e per il 2007 ci prefiggiamo il raggiungimento di una produzione di circa 580 unità. Quando dico ci prefiggiamo è qualcosa di direi molto vero al reale, in quanto operiamo con dei budget che si caratterizzano a livello annuale, cioè io oggi do l'input alla produzione di costruire delle macchine da qui a un anno di tempo. Se tutto andrà secondo i programmi, quest'anno 580 macchine, siamo a circa il 300% rispetto a quello che eravamo nel 2004, quindi potete immaginarvi diciamo, la difficoltà a livello produttivo, ma anche la ricerca di poter saper leggere il mercato e rispondere adeguatamente al mercato quando uno ha in budget 500 macchine. Diciamo negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo cercato di applicare una diciamo delle strategie di marketing sempre più raffinate anche per quello che riguarda il nostro prodotto, pur essendo un prodotto diciamo pesante, in pratica una macchina, quindi una struttura difficile, e poi pur lavorando in un campo come quello della perforazione, un campo estremamente difficile, abbiamo cercato di vedere come e quali strategie di marketing poter applicare. Abbiamo cercato di capire quali erano quei fattori che erano più importanti per il cliente, e abbiamo qui abbiamo chiamato i fattori critici di successo, e abbiamo detto quali potevano essere da parte nostra le risposte più adeguate a queste richieste e esigenze del cliente. Certamente una delle cose più importanti per il cliente è quella di avere un contatto molto ravvicinato con la ditta, ed è per questo che abbiamo visto che uno dei nostri sicuramente punti di forza è la rete commerciale, una rete commerciale che noi abbiamo sviluppato durante gli anni. Siamo presenti attualmente in più di 70 paesi e abbiamo circa 10 rappresentanze dove la casa madre ha una maggioranza più del 50%, quindi una presenza diretta e anche molto forte. E recentissimamente abbiamo aperto uno stabilimento, una filiale in India, e stiamo progettando l'inizio anche di una ricostruzione di attrezzature a Dubai. Oltre alla presenza forte commerciale, uno degli altri fattori era quello di poter fornire al cliente un servizio professionale dove, oltre alla macchina, dobbiamo essere in grado di poter aiutare il cliente a eseguire dei lavori particolarmente delicati dove lui non aveva quegli skills necessari, oppure a sviluppare assieme al cliente quelle nuove tecnologie che potessero aumentare la produzione in cantiere, snellire certe procedure, oppure ottenere dei prodotti sicuramente molto più efficienti.